Con il primo pareggio del suo campionato, la Gioiese mantiene i 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. 9 punti derivati dal fatto che anche lo Scalea non è andata al di là del pareggio casalingo contro il Bocale, un Bocale impegnato ad evitare i 10 punti di distacco dalla quintultima. Oggi la Paolana ha 21 punti, il Bocale ne ha 12, quindi il rischio è abbastanza alto per la squadra regina. Ma torniamo, come dicevamo, alla Gioiese. La giornata è stata quella dei pareggi in eccellenza, con 6 pareggi e una sola vittoria, quella del Brancaleone in casa contro l'ultima in classifica, il Città di Acri. E finita anche sul pareggio, alla fine del primo tempo Morrone e Reggio Mediterraneo erano sull'1-1 quando un malore dell'arbitro ha costretto appunto il direttore di gara a sospendere la partita, che dovrà essere rigiocata ricominciando ovviamente dal secondo posto in classifica. La Gioiese quindi guarda con serenità al futuro, intanto si prepara anche alla fase nazionale della Coppa Italia, dovrà giocare il 15 febbraio contro la nuova Virtus di Barcellona, la nuova Igea Virtus di Barcellona, con il ritorno il 1 marzo, e quindi bisognerà vedere come gestirà le proprie forze la squadra di Graziano Nocera. Per quanto riguarda il resto del campionato, della giornata, abbiamo detto dei 6 pareggi, va ancora bene in fase positiva il Soriano che pareggia in casa contro il Gioioso Ionica, ma si mantiene abbastanza a centro classifica con a ridosso addirittura della posizione di play-off, però 26 punti con 6 punti di distacco dall'Isola Capriccio. Per la squadra di Umberto Scorrano si tratterà di fare un campionato abbastanza tranquillo e sereno, proprio per evitare di dover giocarsi tutto quanto nelle ultime partite.